Cova, molto spettacolare anche se impreciso, e Isabella Zonino ci spiegherà proprio perché, anche se tutto sembra filare liscio, però ci sono state delle imperfezioni che ovviamente non sono sfuggite alla giuria internazionale. Isabella. Ecco, già abbiamo una respinta della clavetta molto bella coreograficamente, però non perfettamente precisa. Comunque un esercizio meraviglioso, anche perché lei esprime fuoco in continuazione, quindi questa musica di Vivaldi viene perfettamente interpretata da Daria Kondakova. Anche qui ha avuto uno sbilanciamento. Tanto uscito il punteggio della gara Ieva, 26-60, dunque di confermo la vittoria della Dimitrieva al nastro. Ma rivediamo ancora anche qui le piccole. Vedete, deve aspettare la clavetta, quindi il fatto che tu la aspetti vuol dire che non è stata perfettamente direzionata. Però l'esercizio è meraviglioso, ho già detto meraviglioso, quindi come hai già avuto modo di dire tu, le clavette sono nuove due volte, nel senso, ecco, qui anche ha fatto un salto che non l'ha fatto, quindi ha perso tutta una serie sia di difficoltà di corpo che difficoltà di due, quindi di attrezzo. Appunto, dicevamo, due volte nuovo, primo perché è un esercizio nuovo, ma come anche gli altri normalmente l'anno prima, ossia l'anno della qualificazione olimpica, vengono un po' rinnovati tutti gli esercizi per essere al massimo della perfezione proprio in occasione delle Olimpiadi.